Ciao ragazze, ciao ragazzi, ho sempre paura quando ho rossetti così forti di avere rossetto sparso sui denti, che mi è capitato una volta e non era molto carino. Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi voglio farvi questo video su un trucchetto molto molto utile, salvavita se anche voi come me avete sempre avuto problemi di mascara che sbava sotto agli occhi. Può succedere anche sopra. Quello che più dà fastidio, almeno per quanto mi riguarda, è trovarsi questi puntini neri sotto gli occhi durante il giorno e poi sono anche difficili da togliere, perché naturalmente se andiamo a passarci così la mano, una spugnetta con il fondotinta, eccetera, comunque lasciano tutta questa scia fantastica, e quindi questa è una di quelle cose che io detesto del make-up, ma ho trovato un trucchetto che veramente salva la vita per far sì che questo non succeda. Non è una cosa che ho inventato io, credo proprio che non sia una mia invenzione, anzi sicuramente non lo è, però sono due trucchetti più che altro, due step che fanno sì che questo non succeda assolutamente. Quando uso mascara che non sono waterproof o mascara che so possono sbavare durante il giorno, quando semplicemente so che c'è molta umidità oppure piove eccetera, so che potrà succedere, appunto vado ad utilizzare questi due trucchetti e vi garantisco che se lo fate non succede. Quindi non aggiungo altro, io vi lascio il tutorial per la live e voglio ringraziarvi ancora tanto 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 tanto, perché la mia prima live che ho fatto ieri, voi vedete questo video quindi per voi sarà l'altro ieri, è stata fantastica, è stato uno dei momenti più belli della mia vita, avervi lì in diretta, ci leggevamo, ci chiacchieravamo, cioè è stato fichissimo. Voi mi seguite da ovunque, cioè da ovunque, quindi a tutte le parti del mondo, è per me è incredibile, veramente. Ne farò sicuramente altre, comunque se vi siete persi la live di ieri, di l'altro ieri, ne farò sicuramente altre, quindi non temete, perché mi è piaciuto tanto, quindi ce ne saranno tante altre. E niente, vi lascio al video tricks, tips and tricks, hacks, e questo è quanto. Mua, mua, bacio, ciao! La prima cosa che faccio è prendere una cipria in polvere, può essere questa, questa è di Diego delle Palme trasparente, un sacco di marchi le fanno, Make Up Forever, o una qualsiasi cipria, l'importante è che sia finissima e che non vada a creare macchie sul viso, perché poi dobbiamo toglierla e far sì che non rimanga niente, e quindi vado a prenderne un po' con un pennello che uso appunto solo per la cipria, vado a picchiare. E vado a posizionarla appena sotto l'occhio. Vado abbastanza pesante con la cipria, perché tanto appunto poi la togliamo, l'importante è che vada a fermarmi il mascara se dovessero le ciglia appunto appoggiarsi alla parte inferiore dell'occhio. Questa se è abbondante farà sì che non succeda sostanzialmente. Ok, dopodiché vado a prendere un primer per le ciglia, questo è il Subversion di Urban Decay, un sacco di marchi fanno il primer bianco per le ciglia, sono appunto quelle basi da mascara bianche che si applicano appunto prima del mascara. Naturalmente ci tengo a specificare che gli stessi step potremmo farli anche sulle ciglia superiori, io non lo faccio perché non uso mascara sulle ciglia superiori, ho le extension, magari fossero le mie ciglia naturali, penso che neanche con 10 tubetti di mascara, un coat dopo coat, le mie ciglia non sarebbero mai così voluminose, quindi appunto ho l'extension, ma se avete lo stesso problema, io ho sempre avuto questo problema anche sulle ciglia superiori, potete fare la stessa identica cosa anche con le ciglia superiori, quindi vado ad applicare la mia base bianca sulle ciglia inferiori come base. Ora non mi resta che aspettare che il primer per il mio mascara si sia asciugato, non deve naturalmente indurirsi e quindi non dobbiamo aspettare chissà quanto, ma almeno 5 minuti perché si sia fissato sulle ciglia, poi possiamo passare al nostro mascara nero. Ok, sono passati circa 5 minuti, adesso posso passare al mio mascara nero, questo è il Better Than Sex di Too Faced, lo conoscete bene, anche se a volte lo chiamo Born This Way, se hai capito bene perché faccio un po' di confusione, comunque questo è il Better Than Sex e vado a stenderlo appunto sopra il nostro primer, sempre sulle ciglia inferiori. A questo punto faccio asciugare ancora un po' il mascara prima di togliere la cipria, anche perché voglio che la cipria si
setti, come si dice, si fissi completamente prima di toglierla. Più ho notato che più a lungo aspetto, meno probabilità ho che poi il mascara mi sbavi durante il giorno qua sotto. Solitamente dopo questo passo vado a fare il trucco labbra, illuminante eccetera. Oggi già avevo applicato sia il rossetto che l'illuminante, ma ne approfitto per dirvi quale rossetto ho utilizzato. Questo è il Flare di La Masca, è un rossetto naturalmente opaco, non avevate dubbi. Vado a riapplicarlo visto che già è passato un po' da quando l'ho messo. E direi che è arrivato il momento di rimuovere la cipria. Naturalmente lo faccio con un pennello pulito, questo è un pennello Kiko che mi piace appunto perché è rosa, quindi vado con molta delicatezza, sto attenta a non toccare le ciglia, quindi passo soltanto sotto alle mie ciglia. Oltre a mantenere il mascara al suo posto, cioè ad evitare sbavature antiestetiche e fastidiosissime antipatiche durante il giorno, questo trucchetto della cipria, che è tipo un baking, anche se il baking lo faccio comunque prima quando creo la mia base, questo trucchetto vi aiuta anche a prevenire le varie righette del correttore sotto gli occhi. E niente, questo è tutto per oggi, spero vi sia piaciuto questo video, tips and tricks, più tricks che tips, fatemi sapere se ne volete altri così di vari trucchetti salva vita per il make up. Come al solito, se vi è piaciuto il video mettete like, io vi mando un abbraccio, mandatemi un abbraccio perché vi voglio tanto bene e alla prossima, ciao! We'll be right back.